Oggi vi faccio vedere come preparare una maionese buonissima in tre modi, con e senza uova. Partiamo con la prima maionese, quella classica, si prepara in meno di 30 secondi. Allora, qui ho 150 g di olio di semi di girasole, all'interno metto un uovo, poi prendo un limone, lo taglio a metà. Poi metto un colino sul contenitore per evitare che i semi del limone finiscano dentro e vado a spremere circa 2 cucchiai. Che bello questo attrezzo, Diana. Visto? Quindi direi che così è sufficiente. Ora aggiungo anche un pizzico di sale. E poi, Diana, che facciamo? E poi prendiamo il frullatore a immersione, lo inseriamo nel contenitore, in questo modo deve proprio toccare la base. E poi cominciamo a frullare. Stiamo circa 10 secondi sulla base mentre frulliamo e poi ci alziamo piano piano. Hai visto? È già pronta. Quanto ci abbiamo messo, Diana? Pochissimo, meno di 20 secondi. Ragazzi, ma tra l'altro questa maionese è praticamente della stessa consistenza di quella che trovate in commercio. Bravissimo. Praticamente. Adesso la vediamo subito. Anzi, ancora meglio di quella dei supermercati, questa qua, vero Diana? Guardate, sì, guardate quanto è cremosa. Wow! Questa è la nostra prima versione della maionese, semplicissima, come avete visto. E adesso facciamo la seconda. E ora andiamo a preparare la seconda versione, quella vegana, quindi senza uova. Qui ho 90 g di olio di semi di girasole, all'interno del contenitore aggiungo 45 g di latte di soia, anche qui aggiungo un pizzico di sale e non dimentichiamoci il succo di limone, anche qui 2 cucchiai circa. E anche qui faccio la stessa cosa, prendo il frullatore a immersione, lo immergo completamente nel contenitore fino a toccare la base e comincio a frullare. Aspetto 10 secondi, poi mi alzo piano piano e mentre mi alzo noterete che si formerà l'emulsione, che sarebbe poi la nostra maionese. Quindi una volta che si forma l'emulsione andiamo su piano piano piano, altrimenti si smonta. Esatto. Secondo me ci sono voluti ancora meno di 20 secondi. Vero. E anche questa è meglio di quella al supermercato, ragazzi, che trovate. Veramente, veramente gustosa, fatta in pochissimo tempo, come avete visto. Guardate qua che consistenza, ragazzi. Cremosissima. Ora, siccome questa è un po' più chiara, come vedete, perché non c'è il giallo dell'uovo, se volete potete aggiungere un pizzico di curcuma. Ora passiamo al terzo metodo, prepareremo la maionese con soltanto i tuorli. Quindi prendo 2 tuorli, li metto nella ciotola, poi prendo le fruste e comincio a montare. A questo punto mi tengo vicino 250 g di olio di semi e comincio ad aggiungere l'olio gradualmente. Mi raccomando, non abbiate fretta. Vedo un filino per volta. Bravissimo. Siamo praticamente quasi a metà, guardate un po' la consistenza che sta prendendo la maionese. Quindi, una volta arrivati a metà dell'olio, Diana, cosa facciamo? Allora, ci fermiamo, prendiamo il limone e andiamo ad aggiungere qualche goccia di limone per diluire leggermente la maionese. E poi continuiamo così finché non abbiamo incorporato tutto l'olio. Allora, ci fermiamo di nuovo. Come vedete, abbiamo pochissimo olio rimasto. Adesso aggiungiamo ancora qualche goccia di limone, un cucchiaio circa, così diluiamo un po' la maionese. Prendo le fruste, comincio a montare e aggiungo l'olio che mi è rimasto. Guardate qua ragazzi, è venuta anche questa. Un Abbiamo finito. Allora, andiamo a vedere la consistenza. po' diversa dalle altre. Cremosissima, però, guarda qui. Ovviamente un po' più giallina perché qui ci sono solo i tuorli praticamente. Esatto, bravissimo. Adesso questa maionese la rendiamo ancora più speciale aggiungendo aglio in polvere, però ovviamente potete mettere le spezie che preferite. Poi aggiungo anche della paprika.
E ovviamente non scordiamoci il sale, un bel pizzico di sale, 1,5. Fantastico. Ragazzi, supportateci mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo e soprattutto fateci sapere quale maionese preparerete tra queste tre. Io adesso vado subito ad assaggiarle. Andiamo con la prima che abbiamo preparato, quindi quella con l'uovo intero. Questa è delicata, decisamente più leggera di quella che trovate in commercio, gustosissima, approvata. Seconda. Questa è quella senza uova. Buonissima, mamma mia. Questa è la più delicata, ovviamente più delicata di questa. È perfetta perché non ci sono uova, leggerissima, approvata anche questa. E adesso andiamo con l'ultima. Andiamo con l'ultima. Beh, questa ovviamente ha quel qualcosa in più, dato dalle spezie, questa vince su tutte. Sì, la tua preferita? Sì. Ok, poi vi dirò la mia. Queste spezie, mamma mia. Basta, Diana!